Vuoi acquistare crediti? YBY è quel che fa per te. Utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Utilizza anche il codice MALATI15 per avere l'8% di sconto. Salve a tutti ragazzi, io sono Joey Spod, lo staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nel Team of the Week Prediction del primo Team of the Week di Foot 16. Sarà un Team of the Week probabilmente particolare perché ci potrebbe portare un bel giocatore speciale, una carta speciale. Scusate questa grafica così bislacca, ma su FootWiz, dove io faccio il Team of the Week Prediction con la web app di FootWiz, con la grafica della web app fatta da FootWiz, purtroppo in questi giorni è sballata, quindi scusate per questa grafica così non proprio perfetta. Partiamo dal portiere Enyama. Lui ha fatto due parate decisive ed altri salvataggi importanti ed ha mantenuto la porta inviolata contro il Lione. Partita pareggiata 0-0. Sal è il primo difensore centrale, ha realizzato un gol nella partita vinta 2-1 fuori casa da parte del Saint-Étienne. Potrebbe essere una carta interessante in vista di questo Foot 16. Blind, difensore centrale nella sua versione in form, ha ricevuto la nomina di migliore in campo e ha fatto un gol nella partita finita 3-1 dal Manchester United contro il Liverpool. La sua posizione originale è il CDC, però nella sua versione in forma lo troveremo come difensore centrale. Mendy, terzino sinistro, ha realizzato un gol e un assist nella partita vinta 4-1 da parte del Marsiglia. Un terzino che fa un gol e un assist è molto soggetto a ricevere una versione in form. Alessandrini, giocatore che ha realizzato due gol nella partita vinta 4-1 da parte del Marsiglia. Ho scelto anche lui perché comunque ha realizzato due gol, però non sono sicurissimo che possa uscire, infatti sono più propenso all'uscita di Mendy. Naismith ha realizzato tre gol ragazzi, come trequartista nella vittoria per 3-1 contro il Chelsea. Vittoria da parte dell'Everton, giocatore che ha realizzato le reti decisive che hanno portato alla sconfitta del Chelsea, e questa carta in forma ci sarà sicuramente secondo me. Yunusovic ha realizzato due gol nella partita vinta fuori casa 3-1. Ha giocato come trequartista e secondo me potrebbe esserci. Non è sicura la sua presenza, però io l'ho inserito come possibile Team of the Week. Giocatore che non mancherà in questo Team of the Week è Cristiano Ronaldo. Ha realizzato, udite udite, 5 gol e un assist nella partita vinta 0-6 da parte del Real Madrid. Ho messo la sua versione record breaker perché è il miglior marcatore della storia del Real in BBVA ed ha superato il record precedente che era di Raul. Quindi un Team of the Week che parte subito con un record breaker sarebbe un qualcosa di veramente incredibile. E per me è quasi sicura la sua presenza come record breaker, però la EA potrebbe farlo uscire come in form, ma già in form è già buona come cosa. Meyer sicura la sua presenza perché ha realizzato 3 gol nella partita vinta 6-2. Lui, come Naismith, ha realizzato 3 gol, quindi per me Naismith, Meyer, Ronaldo sono quelli certi certi che usciranno in questo Team of the Week. Jonas ha realizzato 2 gol e 2 assist nella partita vinta 6-0 da parte del Benfica. In pratica ha messo 4 zampini per la vittoria finale della sua squadra e per me anche lui ci sarà. Luke De Jong ha realizzato 3 gol nella partita vinta 0-6 fuori casa da parte del PSV. Secondo me questa carta ci sarà sicuramente. Potrebbe essere un team of the week ricco di attaccanti oro in form. Diamo ora uno sguardo veloce alla panchina. Abbiamo Aduriz, ha realizzato due gol nella partita vinta 3-1. Poi abbiamo Matri, che ha realizzato due gol nella partita vinta 2-0 da parte della Lazio contro l'Udinese. La Sogga ha realizzato due gol nella partita vinta 0-3 fuori casa da parte dell'Hamburgo. Sulu ha realizzato un gol come difensore centrale nella partita vinta 0-1 fuori casa contro il Leverkusen. Henriksen ha realizzato due gol come CC nella partita vinta 3-1 fuori casa da parte della Z. Belhanda
Wiggic, scusate la pronuncia, ha realizzato 3 gol nella partita vinta 3-0 da parte della sua squadra. Ed infine il portiere Gaume ha mantenuto la porta inviolata nella vittoria fuori casa per 1-0 ed ha fatto 3 parate decisivissime ed altre parate importanti. Dunque ragazzi, questi sono secondo me gli 11 titolari che potrebbero far parte di questo Team of the Week, che sarà il primo Team of the Week di FUT16. Dunque ragazzi, ditemi cosa ne pensate di questa squadra, ditemi chi avreste inserito, chi avreste tolto, ditemi una vostra opinione, lasciate un mi piace, un commento a questo video, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace anche alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Dunque ragazzi, qui è Geovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!